Qui siamo a Calvi Risorta, un piccolo comune ai piedi di Montemaggiore nell'Alto Casertano. Questa è la piazza del comune. Qui il giovane sindaco Giovanni Lombardi, che è anche un medico nello sfascio totale della sanità campana, si sarà detto: dove non arriva lo Stato, in questo caso l'ASL, arriviamo noi. Si è rimboccato le maniche ed insieme ad altri medici e infermieri a chiamata corrono a casa dei pazienti affetti da Covid per curarli e portare il loro conforto psicologico. Tante le chiamate, tanto il lavoro, ma loro, questa schiera di angeli in mascherina, riescono a curarli e a trasmettergli il sorriso. Ma come nasce il progetto? È lo stesso primo cittadino a spiegarcelo. Buonasera a tutti. Sì, questo progetto nasce dalla volontà di seguire i pazienti affetti da Covid sul territorio, semplicemente perché questa seconda ondata purtroppo ci ha trovati un po' impreparati, quindi abbiamo registrato un po' su tutti i territori una carenza di assistenza sanitaria, sia da parte dell'ASL sia da parte del 118. I medici di famiglia fanno quello che possono, ma ovviamente neanche loro sono stati messi in condizioni di poter operare in maniera completa. Per cui abbiamo deciso di raggruppare un gruppo di sanitari, medici e infermieri allo scopo di seguire direttamente i pazienti anche a domicilio, facendo appunto degli interventi qualora lo si ritenga necessario o comunque garantendogli un supporto telefonico. L'iniziativa, devo ammettere, è stata condivisa su buona parte del territorio e tanto è vero che i componenti del gruppo non sono soltanto residenti del comune di Calvi Risorta, ma anche di comuni limitrofi. Quindi abbiamo avuto la possibilità di espanderci anche nelle zone limitrofe. L'organico da quante persone è formato? Allora, ufficialmente da 7 persone, 3 medici e 4 infermieri. Ci sono io come rianimatore, c'è una collega pneumologa ed una collega chirurgo. Poi ci sono 4 infermieri professionali che insomma hanno tutti dimestichezza con i pazienti Covid. In realtà abbiamo avuto anche tantissime altre adesioni, che purtroppo per motivi organizzativi non possono prendere parte, direttamente, diciamo, alla vita attiva del gruppo, semplicemente perché questo è un gruppo che si autogestisce e soprattutto si autofinanzia, cioè cerchiamo di acquistare noi materiale per poter entrare in sicurezza a casa dei pazienti e quindi ovviamente non tutti hanno aderito per questo motivo. Ecco, chi sono i pazienti che possono chiamarvi? Sono solo del comune di Calvi Risorto oppure tutta la provincia? Allora, non sono assolutamente solo quelli del comune di Calvi Risorta, ma sono tutti quelli che hanno bisogno. Non abbiamo definito un perimetro, diciamo, di spazio né di tempo, ovviamente, perché riteniamo che se c'è un paziente che ha realmente bisogno e noi siamo nelle condizioni di poter intervenire, lo faremo, tanto è vero che insomma, abbiamo già programmato diversi interventi in zone limitrofe, telefonicamente siamo già molto attivi con pazienti su tutto il territorio e quindi insomma, cerchiamo di fare quello che possiamo nei confronti di tutti i cittadini che hanno bisogno di assistenza medica ed infermieristica. Lei invece è l'infermiera del gruppo. E come siete organizzati per quanto riguarda le chiamate soprattutto? Allora, io sono un'infermiera e lavoro nell'ASL da diverso tempo, ho 35 anni di servizio, quindi la mia esperienza, avendo fatto anche pronto soccorso, mi permette di fare da filtro alle chiamate, quindi sono io che ricevo le chiamate e che poi le smisto al dottore oppure al medico pneumologo. Al momento noi infermieri nasciamo con l'assolvere i bisogni del paziente. In questo momento il bisogno più impellente è quello di dare supporto psicologico a queste persone che purtroppo non per colpa di disservizio, per colpa, ma proprio per la pandemia che ci ha colto di sorpresa, diciamo non di sorpresa, ci ha colto un po' impreparati, come diceva il sindaco. Vogliamo in qualche modo sopperire e quindi venire incontro a questi pazienti che si sentono soli. Senta, c'è stata qualche chiamata disperata, qualche chiamata in particolare che le è successo, cioè che è avvenuta durante il suo servizio? Sì, allora c'è stata una signora che è chiusa in casa da oltre 8-9 giorni con un marito militare e che è positivo e ha 5 bambini di cui uno disabile.
sta facendo la quarantena dividendo praticamente nella casa le stanze e il bagno che utilizzano, però comunque a tutt'oggi non hanno ancora ricevuto la chiamata diciamo, dalle strutture appropriate, preposte. Ecco, allora i cittadini che cosa devono fare? Se hanno bisogno di voi, a chi rivolgersi, a chi telefonare? Allora, il numero che fa da filtro è il 347 016 3350. A questo numero rispondo io direttamente oppure i miei colleghi quando io non sono disponibile. Però è un numero che funziona H24. Da Calvi Risorta è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.